ascoltando l'ultimo intervento di oggi, e penso che ormai avete sentito la nausea del contenuto del servizio universale prima e dopo attuale e quello che le modifiche che sono previste con la nuova direttiva, quindi non le ripeto, però volevo, mi trovo abbastanza d'accordo con gli interventi che sono stati fatti oggi e soprattutto con il messaggio che vorrei dire, che in realtà il servizio universale, così come è nato e come si è sviluppato in questi anni, è un po' anacronistico, perché nasce in un contesto di mercato in monopolio, rete da costruire, sostanzialmente da completare, e quindi giustamente era stato indicato un soggetto che non avrebbe avuto stimoli a coprire una rete e quindi c'è stato non necessariamente stimoli a prezzi dove non conveniva, e quindi c'è stato appunto un obbligo di servizio universale che sui servizi di base, quindi parliamo di telefonia vocale e sostanzialmente, poi ovviamente c'era anche accesso, si parlava di fax, si parlava di telefonia vocale, di accesso a elenco abbonati, tutti i servizi che, come è stato detto anche da Fergiardo, cioè, di fatto fax non si usa più, il servizio abbonati non usa nessuno, e malapena si usa ancora la voce sul fisso. Quindi è sicuramente va rivisto i contenuti nell'ottica, diciamo, di quello che è successo nel mercato in questi anni. Quello che è successo nel mercato sono tante cose. Intanto non c'è più il monopolio, siamo in un regime di concorrenza, non c'è una sola infrastruttura o non c'è un solo operatore che mette infrastruttura e altri che la utilizzano, ma c'è praticamente tanti operatori che in varie misure, in vari modi, con varie tecnologie, mettono tecnologia. E ci sono operatori verticalmente integrati, ci sono operatori wholesale only che per di più hanno ricevuto dei finanziamenti pubblici per fare le reti nelle aree bianche. Quindi la prima considerazione è: ma se sono stati già dati finanziamenti pubblici in quelle aree bianche, fine della storia, cioè quello è il servizio pubblico, quelle aree andrebbero escluse. Quindi nelle altre aree comunque è il famoso meccanismo di pay or play o di selezione dell'operatore più efficiente in grado di offrire il servizio nella propria area non è stato mai fatto, ma andrebbe fatto, perché da anni ci sono le condizioni per farlo, sia perché sono più soggetti potenzialmente, sia operatori locali, operatori nazionali, operatori fissi, operatori mobili. Cioè in realtà quello che si perde di vista anche nel nuovo codice, a mio avviso, è il concetto di neutralità tecnologica. Oggi l'estensione tra fisso e mobile perde totalmente di significato con le nuove tecnologie e soprattutto con 5G. Il 5G è una tecnologia che in realtà non si può definire né fisso né mobile, è una tecnologia che è in grado di portare al cliente fino a tranquillamente oltre un giga, anche nel concetto di fisso, perché col fixed wireless access, che è vero che l'ultimo pezzo è con lo spettro, ma comunque è una, si può anche dire che è un servizio anche di postazione fissa sicuramente, perché comunque è dedicato, col 5G si può portare tranquillamente fino a un giga. Questo con costi anche efficienti rispetto a territori dove magari sarebbe totalmente antieconomico scavare per portare, diciamo, la rete fisica sottoterra. E questo cambia le regole del gioco, perché il 5G ce l'hanno tutti, cioè tutti no, però insomma, ci sono più soggetti, inclusa Fastweb, che ha intenzione di, che ha acquisito risorse al 5G e ha intenzione di usarle. Abbiamo annunciato qualche giorno fa proprio un'intenzione di fare una copertura molto estesa del territorio, anche complementando la nostra rete FTTH e FTTC con il 5G Fixed Wireless Access, che sulla base di sperimentazioni che stiamo facendo porta tranquillamente fino a un gigabit di capacità. Quindi questo sicuramente vuol dire che si potrebbero coprire delle aree in maniera più efficiente, piuttosto che magari oggi sarebbero incluse al servizio universale, perché alla fine oggi le aree incluse al servizio universale sono quelle per cui l'operatore dichiara che ha un costo netto nel servirle, e quindi paradossalmente se non fosse obbligato ai sensi del servizio universale non servirebbe una determinata area. Questo ovviamente crea totalmente, come è stato accennato, un problema sul finanziamento, perché oggi il finanziamento è dato dagli altri, dal settore, quindi sostanzialmente il soggetto incaricato
Telecom dichiara un costo netto, perché dice che alcune aree sarebbero antieconomiche, poi vabbè, è un po' più complesso, però per farla breve sono antieconomiche, e quindi vuole essere finanziato per coprire queste aree, comunque il costo netto che gli ricava tra i costi e i ricavi di vario tipo nel servire queste aree, che secondo me è un concetto un po' assurdo, perché cioè andrebbe dimostrato che quelle aree non le avrebbe servite se non fosse stato incaricato il servizio SAR, cioè tutti noi, tutti gli operatori facciamo impresa, quindi io faccio un investimento, magari non è immediatamente remunerativo, non lo posso sapere, perché oppure nel complesso remunerativo, nella singola area non è remunerativo, ma io ho tutto un interesse ad avere una copertura o servire un singolo cliente che magari di per sé non è remunerativo e nessuno mi remunera per questo, quindi è come se io chiedessi agli altri operatori di remunerare le mie perdite su una specifica categoria di utente senza considerare poi alla fine il beneficio complessivo. Quindi anche il meccanismo di finanziamento, che è molto discrezionale, molto poco trasparente, ha generato da 2000 ad oggi un contenzioso perenne e ancora attuale, per cui ancora oggi stiamo litigando o rifacendo i costi del servizio del SAL del 2004 al 2007. L'autorità è ferma, credo, alla definizione del costo del servizio del 2008. Quindi è ferma al servizio del SAL di 10 anni fa, cioè in teoria. E tutti quelli che ha fatto dal 2000 al 2007 sono stati impugnati, tutti quelli sono stati accolti i ricorsi, e su tutti quelli l'autorità è già, penso, la seconda o terza, la seconda, la seconda, 8-9, vabbè, 10 anni ancora deve fare, e tutti quelli che ha fatto sono ancora, c'è ancora un problema di impugnativa di ricorsi amministrativi che ogni volta danno torto all'autorità e gli dicono deve rifare i calcoli. In un modo o nell'altro, a favore. Anche a volte, diciamo. No, a favore o contro, non. Quindi è perché è un meccanismo veramente assurdo. Quindi da questo punto di vista è assurdo e anacronistico. Quindi secondo me per uscirne poi alla fine, perché poi la strada è, a nostro avviso, neutralità tecnologica, tener conto del contesto concorrenziale e quindi fare delle gare se ritenuto opportuno, in modo che poi chi veramente si offre, comunque c'è un meccanismo competitivo che comunque è efficiente anche i costi, oppure li annulla, perché magari uno può sostenere di voler dichiarare un'area con una tecnologia più efficiente e non richiedere un costo netto, però ha il beneficio che in quell'area di fatto ha un vantaggio competitivo comunque significativo, oppure tener conto sicuramente della sostituibilità fisso mobile, perché alcune tecnologie mobili comunque sono perfettamente in grado di offrire una qualità del servizio assolutamente adeguata per essere considerato servizio universale, e sicuramente prevedere delle modalità eventuali di cioè trovare sicuramente delle modalità per evitare un finanziamento pubblico e sicuramente evitare un finanziamento da parte del mercato, perché comunque genera dei contenziosi, non finisco più, perché nessun operatore accetta di remunerare i propri concorrenti sullo stesso servizio, quindi comunque genera delle situazioni competitive. E quindi la cosa migliore è fondi pubblici, tassazione generale, voucher e prima di tutto cercare di fare delle gare pubbliche, per assegnare eventuali obblighi di servizio universale agli operatori interessati a farlo, specificare, perché è ovvio che se uno considera un servizio universale per tutto il territorio nazionale, ovviamente non può essere che Telecom, paradossalmente, o comunque è anche probabile che ci sia solo Telecom che iniziato a farlo, ma se si focalizza solo sulle aree dove comunque oggi c'è un fallimento di mercato, a quel punto anche tutto il tema si ridimensiona.